Salve a tutti da Giuseppe Ragozzini, abbiamo appena terminato la prova della ricezione a raffica di un centinaio di SMS, è andato tutto bene. Adesso vediamo un attimino come si comporta dal punto di vista della ricezione telefonica. Come al solito il test durerà circa 3 minuti. Vi faccio vedere al meglio delle nostre possibilità tecnologiche il fatto che in questo momento stiamo appunto pigliando l'HSPA. Ora, tenendolo appunto in mano, andiamo a cingerlo. Vediamo se perde il segnale telefonico e in quanto tempo lo perde. Come vedete, siamo in una posizione assolutamente non naturale per il telefono. Io ipotizzo essere la peggiore che può, diciamo, incontrare nella sua esistenza standard. Ovviamente possono esserci posizioni ancora più assurde, insomma, questa mi sembra decisamente già buona per valutare la tenuta del segnale stesso. Come vedete, non l'ha assolutamente perso. Il segnale, come vedete, lo tiene bene. Talvolta perde una barretta, due barrette al massimo, ma la tenuta del segnale è assolutamente valida. In questo modo, in pratica, significa che una volta che il telefono aggancia il segnale, lo tiene finché riesce, diciamo, a percepirlo, perché appunto arriva a toccare il comparto ricetrasmittente. Non ha, diciamo, difetti di progettazione. Se il campo c'è, lo aggancia e lo tiene. In questo momento ha perso un paio di barrette, ma siamo sempre in HSPA. Staremo in questa posizione un altro minuto, anche perché andare oltre tutto sommato mi annoio io, penso che vi annoiate anche voi. Per ora, come telefono Easy, ci pare buono, non abbiamo finora riscontrato difetti, abbiamo fatto appunto la prova della tenuta dei messaggi, sono arrivati tutti e 100 senza problemi. Adesso appunto completiamo la prova appunto anche relativa alla tenuta del segnale, e finora mi sembra decisamente buona. Ovviamente direi che insomma ci siamo, possiamo anche terminarla qui, non penso serva, diciamo, mostrarvi altro. Il telefono quindi, come vedete, cucca il segnale, lo cucca bene, e se lo tiene appunto finché è disponibile, non ha difetti quindi di progettazione che lo costringono a sganciarsi appunto dalla rete telefonica. Una volta quindi che vi agganciate alla rete stessa, potete mandare telefonate, ricevere telefonate, messaggi e quant'altro. La prova termina qui, non c'è altro da mostrarvi, questo test è stato superato, quindi anche in questo caso un brava Nokia ci sta. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale TV così da non perdere questa e altre chicche che realizziamo per voi, e mi raccomando seguiteci anche sul sito web formobiles.info così da non perdere nemmeno quegli approfondimenti che noi pubblichiamo sul sito web ma che non finiscono sul canale TV perché non sono dei filmati. Io vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzini.